Lei ci ha portato anche un altro filmato, sì. Un altro filmato anch'esso discusso, una storia di uomini e alieni addirittura, sì. Di persone che si sono incontrate. Si parla addirittura di una base qui in Italia, sì. E che è stata documentata da alcune riprese realizzate su pellicola 8 mm. Lei dovrebbe avere, sì. Uno dei nastrini originali. Uno dei nastri originali. Ecco, vedete, finché le riprese vengono fatte da dei telefonini, da delle apparecchiature elettroniche, è un discorso, ma quando tutto rimane su una pellicola i falsi diventano molto più complessi. In ogni caso ci dovrebbe essere un lavoro decisamente diverso. Poi questi sono addirittura d'epoca, perché sì. un tempo si girava in Super 8, no? Cose di questo tipo. Allora, lei adesso ci ha portato il filmato, racconta questa storia e ci fa vedere alcune parti tratte proprio da questa bobina. Al tempo si chiamò Caso Amicizia. Vediamo di cosa si tratta. Sino a poco tempo fa si pensava che il fenomeno del contattismo, ovvero l'incontro non casuale e ripetuto nel tempo tra uomini ed entità evolute extraterrestri, fosse legato solo a pochi singoli prescelti, i contattisti appunto. Molti di loro sono passati alla storia. George Adamski, Howard Menger, Eugenio Siragusa. Tutti hanno rispettato fedelmente questo cliché. Ma nel 2007 avviene qualcosa destinato a cambiare le carte in tavola. Stefano Breccia, un ingegnere marchigiano abruzzese d'adozione, pubblica dei documenti sconvolgenti. Queste carte sembrano svelare la storia di ripetuti incontri diretti tra decine di persone, oltre 100, ed esseri extraterrestri che vivevano in numerose basi segrete sul nostro pianeta. Il principale protagonista della vicenda narrata da Breccia è lo scrittore Bruno Sammaciccia, e i fatti sarebbero avvenuti principalmente a Pescara e dintorni. Il tutto avrebbe avuto inizio nel 1956 e sarebbe durato per molti anni. I documenti filmati e fotografici sinora emersi sono di notevole interesse, ma ancora più straordinarie sono le testimonianze dei protagonisti. Tutti chiamarono questa storia Amicizia, ed è con questo nome che è giunta sino a noi. Tra i personaggi ancora viventi che hanno partecipato alle vicende di Amicizia e che hanno raccolto l'invito di Breccia a rivelarsi, ci sono Gaspare De Lama e la moglie Mirella. Gli esseri di cui si parla nella storia di Amicizia furono chiamati da Sammaciccia con il nome di W56. Non erano una sola razza, ma un insieme di popoli extraterrestri provenienti da diverse parti dell'universo. Avevano tutti un aspetto umanoide, anche se con notevoli differenze nell'altezza. Il primo incontro avvenne nel mese di aprile del 1956. Erano presenti Bruno Sammaciccia e due suoi amici, Giancarlo e Giulio. Bruno raccontava che un suo vecchio amico gli aveva regalato questa pergamena, visto che Bruno collezionava antichità, e guardandola si sono accorti che si trattava della mappa del castello sopra Ascoli Piceno, la Roccapie, e sembrava che fosse una specie di mappa del tesoro, per cui hanno deciso di andare a fare un sopralluogo in zona. Ci sono andati più di una volta senza mai trovare niente di particolare, finché una sera si sono confrontati con la presenza di questa gente. E a un certo punto, da un viottolo che gira intorno al castello, sono usciti questi due, si sono presentati e si sono messi a parlare. Uno era decisamente basso, su un metro d'altezza. L'altro invece decisamente alto, su 2,5 metri, qualcosa del genere. Per il resto erano persone normali. Ma cosa avvenne in quell'incontro? Secondo i protagonisti, i due alieni parlavano un italiano perfetto. La cosa che colpì subito i terrestri fu il fortissimo senso di amore che emanava da questi esseri. Dissero che la Terra era stata creata per un fine positivo e invece l'uomo stava trasformando tutto in male. Affermarono che non erano qui per conquistare, che non c'era nulla da conquistare. Dissero che erano sulla Terra già da molti secoli e che vivevano in basi segrete situate in diversi punti del pianeta.
Da quel momento ha inizio la straordinaria esperienza di amicizia. Per alcuni mesi gli incontri tra Bruno, Giancarlo, Giulio e i W56, che venivano chiamati anche gli amici, andarono avanti. Spesso, durante lunghe passeggiate sulla spiaggia di Pescara, diedero ai terrestri numerose altre informazioni. Uno dei dati più impressionanti riguardava le loro basi. Dissero di averne numerose sparse in varie parti d'Italia e nel mondo. La loro più importante base europea si trovava proprio in Italia e uno degli ingressi era infatti alla Rocca Pia. La principale era quell'enorme base che si trovava a profondità altissima, praticamente a contatto della zolla continentale, che grosso modo andava da Ortona a Rimini come estensione di latitudine e in longitudine andava da metà dell'Adriatico agli Appennini, mediante un particolare meccanismo. Loro erano in grado di comprimere lateralmente la materia e questo terreno veniva a addensarsi in quelli che poi sarebbero diventati i muri della base. Quindi, diciamo, la struttura esterna era formata da materia estremamente densa e quindi estremamente robusta. La cosa divertente era che questo stato era instabile, cioè andava continuamente tenuto in piedi. Bastava spengere un interruttore e tutto tornava allo stato quanto. Quindi per loro aprire e chiudere una base era un'operazione banalissima. Lo stesso sistema era usato anche per creare i corridoi d'ingresso. Anche le basi più superficiali non avevano corridoi di accesso stabili. Quando dovevano entrare aprivano un corridoio e poi lo richiudevano. Nel caso Amicizia, Bruno Sammaciccia era il capogruppo, la figura di maggiore riferimento. La storia del 56 era cominciata con lui. E lui ne sapeva di più di tutti perché era stato nelle basi, li aveva conosciuti personalmente, era telepatico, era lui che teneva le fila, era lui che decideva. Non è che dicesse io sono il capo, la parola capo non è simpatica, ma lo guardavamo come il numero uno. Il rapporto che si era instaurato tra i W56 e il gruppo di Amicizia non era a senso unico. Ben presto gli amici iniziarono a chiedere collaborazione. A livello più prosaico invece chiedevano assistenza sostanzialmente logistica, quindi chiedevano quantità industriali di frutta, poi avevano bisogno di metalli, e al solito sempre in quantità industriali, ma anche minerali strani tipo lo stronzo innevato di bario, che è difficilissimo a trovare perché all'epoca non serviva assolutamente a niente. Oggi ha applicazioni in telecamere e circuiti del genere, ma all'epoca assolutamente non si sapeva cosa potesse servire. Per scaricare il carico dai camion, frutta compresa, i W56 usavano il teletrasporto. Dimostravano di essere in grado di teletrasportare qualsiasi cosa, anche uomini, senza particolari problemi. Loro prendevano tutto il carico di frutta e lo estraevano, il che vuol dire che l'operazione durava una frazione di secondo. Ovviamente tutto ciò presupponeva che nessun estraneo potesse assistere alle operazioni di scarico. In tutta questa storia, decisamente fuori dal normale, sembra ancora più assurdo il fatto che, nonostante le strabilianti capacità tecnologiche, i W56 avessero bisogno di aiuto per procurarsi alimenti o altri materiali. Tantissime persone che hanno orbitato dentro Amicizia hanno visto i dischi volanti dei W56. Questi avvistamenti erano, quasi sempre, su appuntamento. I W56 indicavano luogo, data e ora. Così i terrestri si potevano organizzare con cineprese e macchine fotografiche. Alcune volte le foto furono anche pubblicate. La serie di un disco volante fotografato da Gaspare De Lama sopra Milano finì sulla Domenica del Corriere, nel secondo numero di aprile del 1962. L'avvistamento era avvenuto a fine febbraio dello stesso anno. I protagonisti furono Gaspare De Lama, Bruno Sammaciccia e il giornalista Bruno Ghibaudi, all'epoca autore di numerosi articoli sugli UFO. Ghibaudi fu tra i primi giornalisti a occuparsi seriamente del tema. Ovviamente solo oggi, dopo le rivelazioni del professor Breccia e di Gaspare De Lama,
si è saputo cosa avrebbe realmente ruotato intorno a questo fatto apparentemente casuale. Ma che peso dare a queste affermazioni? Gaspare ricorda ancora alla perfezione uno degli avvistamenti. Accadde nelle campagne di Trenno, vicino a Milano. Esistono ancora delle foto di ottima qualità e un filmato più deteriorato a causa dei decenni trascorsi. I W56 chiesero a Gaspare di essere lui stesso a scegliere il luogo. Sono tornato da Bruno, gli ho detto ecco il posto l'ho scelto, e allora mi ha detto compra tu una pellicola, metterla tu nella macchina. Dico ma no, metterla tu, no, devi far tutto tu. Vabbè, allora, ho messo io la pellicola nella macchina e ha filmato fin dura 2 minuti abbondanti, ma ho voluto che fossi io a togliere la pellicola dalla macchina, me la sono messa in tasca e l'ho portata dalla Ferragna, che allora era in via Matteotti, per farla sviluppare. Quando sono andato a ritirarla l'ho portata a casa e mi sono visto il filmato, questo bel disco che andava su e giù, quasi a terra. Sulla sommità del disco volante si vede una zona scura. Fu spiegata dai W56 come un particolare effetto di condensa causato dall'energia del disco volante. Alcune foto della serie scattata nella campagna di Trenno sono andate perdute, ma quelle che restano testimonierebbero l'incredibile avvistamento vissuto da Gaspare De Lama e Bruno Sammaciccia. Questa importante serie di documenti è stata sottoposta ad analisi per valutare possibili contraffazioni. All'epoca non esistevano ancora le tecnologie digitali, era perciò molto difficile produrre dei falsi con un alto livello qualitativo. Ho analizzato in modo dettagliato e specifico il materiale fotografico che riguarda il caso Amicizia. Non ho trovato nessun tipo di contraffazione del genere, modellino sospeso con cavi, sovrapposizione di immagine e elaborazione con grafica 3D. Le immagini dalle analisi che sono state fatte posso confermare che l'oggetto era abbastanza grande, stiamo parlando grosso modo da un 4 ai 5 metri, e questo concorda anche con le testimonianze delle persone con cui ho parlato, e l'oggetto è inserito proprio in questo contesto di luci, ombre, quindi è perfettamente inserito nel suo contesto ambientale. Nell'ambito del caso Amicizia è stata prodotta una grandissima quantità di materiale fotografico e filmato sui dischi volanti. Molto è stato distribuito indiscriminatamente, molto è andato perso e addirittura rubato, molto altro è ancora rinchiuso nei cassetti di altri sconosciuti partecipanti che non vogliono rivelarsi. Speriamo che qualcuno invece si riveli e possa dare dell'altro materiale per capire esattamente cosa può essere successo. Abbiamo ascoltato i due informatici che dicono si possa trattare di immagini assolutamente corrette, ma la cosa che vogliamo sapere è che qualcuno può aver avuto dei vantaggi economici da questa vicenda? Ma nell'ambito dei testimoni con cui ho avuto modo di parlare, assolutamente no. Chiaramente si tratta di una vicenda che risale a molti anni fa, è terminata più o meno a fine anni 70, e molte delle persone sono o decedute o comunque molto anziane. Mi è stato detto dall'ingegnere, che poi è stato quello che ha pubblicato il libro, l'ingegner Breccia, che c'è stata dal punto di vista economico dei problemi dovuti al fatto di dover comprare queste quantità di materiali, cioè metalli e altre cose, anche queste enormi quantità di frutta. Quindi c'è stato un impegno economico che in qualche modo ha un po' disturbato alcune persone che si sono allontanate. Vannetti, ma ci sono stati dei problemi, se non ricordo male? Questa è una vicenda molto, secondo me, molto particolare, anche un po' pasticciata. C'è un contesto giudiziario piuttosto pesante, una condanna per truffa da parte di Sammaciccia, che sarebbe legata appunto a questa serie di episodi. E poi c'è un altro fattore inquietante, una delle foto degli alieni in realtà sarebbe il figlio di Alessandro, dello stesso Sammaciccia. Allora, queste sono sicuramente cose che non aiutano.
credo che alla fine forse la cosa più giusta sia quella di sospendere il giudizio, perché è una di quelle